Buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Io sono come sempre Marco e oggi ho deciso di portarvi una nuova serie sul gioco RTS, Real Time Strategy, War on the Sea, Guerra sul mare. Cosa vuol dire? È semplicemente un gioco nel quale noi prendiamo il controllo delle nostre forze in tempo reale e in questo particolare caso giocheremo le forze americane. Durante la seconda guerra mondiale e cercherò nel frattempo di darvi anche un piccolo quadro di insieme riguardo gli avvenimenti dei quali tratteremo. Questa partita in particolare si concentrerà sulla battaglia di Guadalcanal. Non vi spoilerò niente, ci vediamo direttamente in gioco. Ed eccoci qui. Il gioco ci dà un pochino di una piccola premessa. Quindi, dal 1937 il Giappone e la Cina erano in guerra. Siccome gli Stati Uniti nel 1941 avevano fatto un embargo verso il Giappone, ossia non gli vendevano più il petrolio, essenziale per il carburante, i giapponesi hanno deciso di prenderselo con la forza e di occupare quindi le Indie Orientali Olandesi e la Malesia, che a quei tempi erano territori ovviamente olandesi e inglesi. Il 7 dicembre 1941 l'attacco Pearl Harbor, penso questo lo sappiamo tutti. Tra il 4 e l'8 maggio del 1942 si è combattuta la battaglia del Mar dei Coralli, quindi esattamente qui potete vedere Coral Sea. Una battaglia vinta tatticamente dagli giapponesi perché hanno affondato una portaerei, la Lexington, ma strategicamente dagli americani perché hanno impedito anzi a due portaerei, la Shokaku e la Zuikaku, di partecipare nella battaglia delle Midway dal 4 e il 7 giugno 1942, dove i giapponesi appunto persero quattro portaerei, la Akagi, Kagala, Soryu e la Hiryu, riuscendo ad affondare soltanto la portaerei Yorktown. Un cacciatorpediniere, la Hammann. E noi arriviamo al 5 agosto del 1942, tra l'altro il giorno del mio compleanno, magari qualche decennio più tardi, ma 60, quasi 60 anni più tardi. Sì, 60 anni più tardi. Quindi la battaglia delle Midway, che ha rappresentato una svolta decisiva nella guerra del Pacifico, è stato il momento che ha segnato la fine dell'avanzata giapponese e l'inizio del contrattacco americano con l'operazione Watchtower, della quale vi parlerò adesso. I nostri obiettivi sono semplici. Utilizzando le isole Nove Ebridi, quindi queste qui in basso a destra come una base avanzata, dobbiamo catturare Guadalcanal, costruire un aeroporto di livello 5, il massimo, e prendere il controllo delle isole di Florida e di Malaita, e mantenere il controllo della baia di Milne e di Port Moresby. Quindi dobbiamo mantenere il controllo di Port Moresby e baia di Milne. Partendo da qua, noi dobbiamo occupare Guadalcanal, le Florida Islands e Malaita. Quindi iniziamo subito e andiamo a costruire una nostra flotta. Ci serviranno innanzitutto, scegliamo la nazione americana. Per costruire la nostra flotta abbiamo bisogno di, ovviamente, dei cacciatorpedinieri di scorta. Cacciatorpedinieri che, per chi non lo sapesse, sono delle unità piccole ma veloci che hanno lo scopo di supportare le unità principali, agire come piattaforme di antiaerea, cacciare i sottomarini e, in sostanza, fare un po' da schermo per proteggere le unità maggiori. Quindi direi di prendere. Ovviamente ogni unità ha un costo, ne abbiamo 7, costa 7 punti, per esempio la classe Mahan, e noi ne abbiamo 300 qui in basso a sinistra, dove vediamo l'ora, il giorno e la velocità. Vabbè. Direi di prendere diversi cacciatorpediniere, destroyer. Vorrei però dei cacciatorpediniere con un po' di siluri, quindi questa classe Gridley, della quale ci sono 4 unità, mi dice, la Gridley, la Craven, la McCall e la Maury, le prendiamo tutte e 4. E verranno aiutate da, diciamo, due incrociatori pesanti.
Vediamo un pochino che cosa abbiamo di scelta. Abbiamo Pensacola, Northampton, Portland, New Orleans, qui cito Baltimore. Ora, vorrei un incrociatore abbastanza veloce, però anche discretamente armato. Quindi onestamente, una cosa importantissima, ovviamente voglio vedere l'antiaerea. Mi piacciono molto i Baltimore e i Wichita. Vediamo un pochino quanto costano. Wichita costa 26 punti. Il Baltimore non è ancora disponibile. Forse riusciamo a trovare. No. Un piccolo compromesso. Facciamo due classi Wichita. Però la classe Wichita ne ha uno solo. Quindi facciamo un Wichita e un New Orleans. Completiamo questa Task Force che viene chiamata in automatico Task Force 1. Per occupare il Guadalcanal, noi abbiamo bisogno anche di una flotta di mercantili che andiamo immediatamente a preparare. Quindi facciamo due petroliere pesanti, due classe Cimarron. Vi spiego subito: due pesanti perché voglio invece che ne so, quattro leggere perché voglio una flotta abbastanza grande, ben difesa. Con una grossa capacità di carico per fare tutto quanto il più velocemente possibile. E mentre ci servono anche delle navi mercantili per trasportare le nostre truppe e i nostri rifornimenti, armi, eccetera, eccetera. Ci interessa il dislocamento: 9.600 tonnellate, 13.000, 7.000, 7.000, 15K, 16,7, 17. Sì, però sto guardando effettivamente adesso. La velocità stavo guardando, quindi io direi di prendere, confermo, due, anzi, sei classe Harris supportate da due cacciatorpediniere di classe Fletcher che sono molto veloci e hanno una buona difesa. Questo sarà quindi il convoglio numero 1. Convoglio, convoglia, sì, convoglio 1. Anzi, chiamiamolo convoglio A, che poi andrà caricato. Ultimo, ma non meno importante, anzi, forse la cosa più importante di tutte, voglio una portaerei leggera a supportare i nostri sforzi. Quindi prendiamo una portaerei di classe Vogue, la Altamaha, che può portare 16 caccia F4F Wildcat e 8 aerosiguranti TBF Avenger e le daremo 4, facciamo anche lei 4 cacciatorpedinieri di scorta. Quindi quanti ne abbiamo di classe Farragut? 1, 2, 3, 4 si potrebbe fare. Oppure, che so, siccome ci importa molto l'antiaerea in questo momento, per proteggerla, sì, vanno bene 4 di questi. Questa la chiameremo Task Force 2. Perfetto. E ultima, ma non, ultimi, anzi, ultimi, ma non meno importanti, voglio tre sottomarini di classe Tambor che dovrebbero costare 10 punti. Quindi facciamo il Tambor, il Tautog e il Thrasher. Poi magari vi metterò un timestamp per skippare tutta questa parte se non è interessante. Se non la reputo interessante. Intanto abbiamo completato le nostre cose. Andiamo subito a dare una rotta alle nostre unità. La Task Force 1 andrà qui, intorno a Guadalcanal e alle isole di Florida. La Task Force. Ah, ci va direttamente i sottomarini. I sottomarini ne voglio mandare uno qui. Uno qui a pattugliare al centro e l'ultimo qui di lato. Poi la Task Force 2, quella con la portaerei, la mettiamo un po' più lontano, però sempre pronta a coprire. Ops. Qua, magari. E i convogli vanno caricati giustamente. Mettiamo tutto il carburante che abbiamo. Un sacco di truppe. Un sacco di rifornimenti e
portiamo un pochino di tupe anche sui nostri cacciatorpediniere e avranno il compito appunto di scaricarli direttamente a guardare il canale. Ora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mandare magari degli aeroplani a fare un pochino di ricognizione intorno a noi. Perciò facciamo questi qui. No, questi sono troppo vicini. Facciamo fare questo percorso. E magari ne tiriamo diversi. Ne tiriamo due o tre. A fare questo percorso qui che vi ho appena fatto vedere in ordine opposto, così non abbiamo, corriamo il rischio di mancare qualcosa e abbiamo una copertura completa. Perfetto. Ora possiamo sbloccare il tempo e intanto io inizio a farvi un piccolo riassuntino. Intanto vi racconto quello che succede in questi giorni, ecco. Mentre che le nostre navi partono, ecco qui. Quindi, l'operazione Watchtower in sostanza è un'operazione che mirava alla conquista dell'isola di Guadalcanal, nella quale gli americani avevano trovato un aeroporto, un piccolo aeroporto che qui vedete a livello 1, costruito dai giapponesi che minacciava il traffico mercantile tra gli Stati Uniti e l'Australia, passando per il Mar dei Coralli. Questo aeroporto in realtà era un piccolissimo aeroporto costruito brevemente, che quindi l'operazione prevista dagli americani per conquistare quest'isola originariamente doveva partire il 1° agosto del 1942. Perché era un'operazione molto urgente, ma tuttavia non riuscirono a portarla a compimento entro i termini previsti, perciò le prime navi salparono il 5 agosto alla volta di Guadalcanal e sbarcarono soltanto il 7 di agosto. Inizialmente il piano comprendeva certo l'occupazione di Guadalcanal, ma anche l'occupazione delle Florida Islands. Quindi abbiamo Tulagi, adesso mi sentirete fare dei nomi impronunciabili quasi. Tulagi, Gavutu e Tanambogo sono delle tre piccole isolette sotto questa stellina qua, in sostanza. Uno dei problemi per la flotta americana era l'assenza di una copertura aerea stabile. Come potete vedere, anche io in realtà non ho una grossa copertura, al quale però venne, diciamo, posto rimedio tramite una copertura di portaerei, tre portaerei, che purtroppo per gli americani poterono rimanere in posizione per soli 5 giorni. Per paura di eventuali attacchi giapponesi, data la vicinanza alle basi. Intanto qui. Giustamente non possiamo tirare gli aeroplani di notte. Un altro invece, forse il più importante dei problemi riguardo questa invasione, era l'inesperienza delle unità di Marines che sbarcarono a Guadalcanal, almeno inizialmente, poi ovviamente vennero rinforzate e si fecero le ossa anche fin troppo combattendo sull'isola. Quindi l'operazione prevedeva lo sbarco in contemporanea in tutte e tre le isole: Guadalcanal, Tulagi, Gavutu e Tanambogo, che in realtà è uno scoglio vicino a Gavutu. La prima isola, Tulagi, non incontrò alcuna resistenza allo sbarco. Ok, intanto qui ci stiamo avvicinando a Guadalcanal. Io direi di andare immediatamente a bombardare l'aeroporto. Dovremmo riuscire. No, dovremmo arrivare in prima mattinata. Però sono le 5. Il che, da una parte, rende le operazioni aeree disponibili, ma dall'altra ci impedisce di avvicinarci di nascosto. Intanto ecco, possiamo approfittarne subito, una presenza di una nave mercantile
vicino a Port Moresby, ci inviamo 8 caccia P-38 Lightning a intercettarla, magari supportati. No, qui non c'è niente di età decente. Scusate. E mi sono ricordato che però anche tanto dobbiamo sistemare la posizione perché così non ci va tanto bene. No, qua ok. Noi seguici da New Orleans, sono davanti, perfetto. Possiamo lanciare anche degli aeroplani dei nostri incrociatori pesanti per fare un pochino di ricognizione intorno a noi. Li manteniamo piuttosto vicini. E gli diamo ordine di pattugliare la zona vicino a noi. Li teniamo disarmati perché in fin dei conti non è che ci interessi più di tanto attaccare con loro, sono soltanto quelli che effettivamente vedono il nemico. Aerei nemici vicino a Port Moresby. Ecco qua che entriamo subito nella visione tattica e vi faccio vedere un pochino come funziona. Il nostro primo attacco quindi sarà un attacco di, in sostanza, un attacco con aerei siluranti, che in realtà sono caccia, ad un convoglio in questa zona. Possiamo un po' velocizzare il tempo nel mentre. Vi aggiorno quando lo incrociamo. Non ce n'è stato bisogno, perfetto. Mandiamo il tempo a uno e prendiamo meglio le misure perché non voglio arrivare vicino al convoglio senza un angolo di tiro. Facciamo che alcuni caccia attaccheranno da destra e altri da sinistra. Questa unica e povera nave mercantile che effettivamente possiamo anche individuare, identificare, vediamo un pochino. Mercantile sicuramente. Questo 16.000 tonnellate non penso proprio. Potrebbe essere questo, no? No, no. Ok, intanto stiamo perdendo però qua. Facciamo scendere di altitudine i nostri caccia e ci prepariamo a un attacco. Nel mentre che tentiamo di identificare questa nave. Quindi questo non mi pare, questo neanche, neanche. Sto cercando questa struttura particolare con due qui e due antenne qui e due antenne lì. Forse siamo. L'abbiamo trovata? Sembra una Kuroime Maru. La andiamo a identificare appunto come Kuroime Maru. O forse no, potrebbe essere anche una Hokkomaru. Potrebbe essere una Hokkomaru. Va bene, velocizziamo qua e ordiniamo ai nostri aeroplani di effettuare un attacco. Adesso ralletti in automatico, perfetto. Apriamo la visuale di uno di questi. Guardate intanto bel siluro che si portano sotto. E per questa nave, onestamente, a meno che tutti i siluri non funzionino, eccoli in acqua. La vedo proprio malaccio. Ok, piccolo problema, hanno mancato tutti quanti. Perciò io direi di rallentare questi qui. Tanto rallentare. Vediamo se saranno più fortunati con lo sgancio. Ecco. Come immaginavo. Purtroppo i nostri aerosiluranti barra caccia, vedete qua, hanno fallito l'attacco e la Hokkomaru è stata colpita da un siluro sabotato. Non ci resta altro che ordinare una ritirata. Diciamo ai nostri caccia di tornare alla base e prepariamo
una nuova spedizione, magari un pochino più armata, magari con dei bombardieri stavolta. Per andare a intercettare le navi. Torniamo a noi. Il 7 gennaio, quindi, gli americani riescono a sbarcare a Tulagi. Oh, e quindi chiede. Ah, abbiamo beccato di caccia, purtroppo. Vediamo se riesco a ordinare l'aereo. Di andare il più velocemente possibile via dalla zona. Riescono a sbarcare a Tulagi senza incontrare alcuna resistenza. Avanzano quindi sospettosamente nell'entroterra. Tanto che abbiamo beccato tre caccia e davvero male. Avanzano nell'entroterra e continuano a non trovare nessuno. Quindi arrivano a dei villaggi posti al centro dell'isoletta. E vengono improvvisamente attaccati da tutti i lati. I giapponesi cosa avevano fatto? Si erano nascosti. Avevano lasciato gli americani passare oltre le loro posizioni. E ne avevano approfittato per attaccare contemporaneamente, tutti insieme, le posizioni americane. Quindi nella notte tra il 7 e l'8 agosto, gli americani vengono travolti da questo contrattacco. E sono costretti a abbandonare le posizioni occupate durante il giorno. L'8 agosto, però. Intanto qui ci stanno per buttare giù, mi sa. Ma no, non sono. Sì, sono armati, ok. Ecco. Ci hanno tirato giù un aeroplano, purtroppo. Quindi l'8 agosto gli americani richiedono rinforzi a Turagi e riescono finalmente a vincere la resistenza nell'isola. Viene però fatemi inviare degli aerei perché non mi piace la situazione. Li mando a scortare la task force A. Task force che però ci arretrare un po'. Viene reso necessario rastrellare tunnel e i nascondigli nelle grotte dove si nascondevano i giapponesi. Intanto qui probabilmente abbiamo un incontro. Ordino immediatamente a tutte le navi di accendere il sonar, il radar e il sonar, perché potremmo andare incontro a una brutta sorpresa chiamata anche sottomarino. Siluri in acqua diretti sulla Mauri, perfetto. Le ordiniamo immediatamente tentare di evitarli anche se ci prendono in pieno purtroppo. Il sottomarino è riuscito ad avvicinarsi fin troppo. Fortunatamente ha centrato un cacciatorpediniere perché se avesse centrato uno dei nostri incrociatori pesanti sarebbe stata una cosa tremenda per noi. Perciò adesso però inizia la parte divertente, sicuramente non per il Mauri che è persa, la Mauri affonda, ecco qua. Però possiamo iniziare a dare la caccia al sottomarino. Non un buon inizio, effettivamente non un buon inizio. Ora speriamo che i nostri, eccoli qua, l'hanno recuperato. Contatto, ore 12 della Gridley, tra la Gridley e la Craven. Adesso inizieranno a tirare le cariche di profondità, sperando di colpirlo, mentre la New Orleans e la Wichita si muoveranno intorno. Tra l'altro sono anche piuttosto veloci questi sottomarini, perché i miei ancora non sono riusciti ad arrivare alla zona. Penso che la Craven si trovi praticamente sopra, non riusciamo a vedere nulla di sotto perché ovviamente è in acque profonde. Però inizia il lancio di cariche di profondità. Possiamo anche fare così, magari per vedere. Ecco qua. Una visione da sott'acqua che ci fa vedere il sottomarino sopra il quale stiamo passando.
e l'esplosione delle bombe di profondità. Questi imbecilli sono riusciti a centrarsi, la Gridley e la Craven. Non so cosa stessero tentando di fare, non è la minima idea. Sembra essere ancora in vita questo sottomarino di tipo A giapponese. Quindi facciamo che magari la Gridley fa questo movimento per poi riattaccarlo, mentre la McCall mi farebbe piacere se lo attaccasse in questo esatto momento. Dovrebbe essere proprio qui, tipo, tra la grill e la McCall. Velocizziamo un po' il tempo. Ordiniamo alla Craven di riportarsi all'attacco. Diciamo che metto un attimo in pausa la registrazione e vi faccio sapere quando ci troviamo. Eccoci qua, stavamo per passare sopra nuovamente, però sembra che il sottomarino di tipo A sia affondato autonomamente, senza bisogno di un passaggio ulteriore. E qui possiamo vedere i resti in sostanza. Non ce lo fa inquadrare completamente. E ho notato che la Craven e la Gridley hanno riportato una falla nello speronamento che si sono fatte da sole. Il che non mi ha fatto tanto. Non mi fa tanto piacere, però saremo costretti ad utilizzarle lo stesso, perché non ci possiamo permettere di rimandarle a riparare. Quindi, ci dà un report di battaglia. I nostri due incrociatori pesanti sono intatti, però abbiamo perso il cacciatorpediniere Mauri. E riportiamo dei danni moderati alla Gridley e alla Craven, però abbiamo affondato il sottomarino di tipo A da 4.000 tonnellate, che è una buona cosa, un'ottima cosa a dire il vero. Adesso vediamo se riusciamo a portare avanti l'ultimo attacco senza venire intercettati. No, ci intercettano, fantastico. Diamo l'ordine di andare in formazione e dirigersi al nord. In realtà questi incontri con gli aerei sono un pochino citati, perché potrei potenzialmente dirgli di fare quello che voglio. Cioè, potrei anche abbandonare l'incontro ora, però aspetto un pochino. Se vedo che non appare nessun nemico, non riescono a stabilire il contatto, io abbandono l'area di ingaggio. Per esempio qui ci siamo da circa 5 minuti del gioco velocizzati. Se alle 6:15 non si trova niente, perfetto, io abbandono l'incontro. Poi questi piccoli incontri li abbandonerò, che è effettivamente troppo. Ecco, qui invece abbiamo un attacco aereo sopra la nostra Task Force 1, che però andremo a vedere nel prossimo video, perché mi rendo conto di aver parlato davvero tanto e sta facendo un video forse troppo lungo. Perciò vi ringrazio per aver visto questo primo episodio di una serie che spero avrà tanti tanti episodi. Mi sento in dovere di ringraziare lo youtuber americano Wolfpack, al quale poi aggiungerò il link sotto questo video, per avermi, diciamo, un po' ispirato, soprattutto per avermi fatto conoscere questo fantastico gioco. E niente, lasciate un like e commentate, fatemi sapere un pochino cosa vi piace e cosa potrei migliorare nel video. Noi ci vediamo alla prossima.